Un avvio al di sopra di ogni aspettativa, quello della terza edizione di Umberti d'Arte, la mostra dedicata all'estro degli artisti umbertidesi. In totale sono 21 gli espositori, con le loro opere e i loro diversi stili espressivi, che sono dislocati in tutta la Rocca. Umberti d'Arte è arrivata alla sua terza edizione ed è con grande soddisfazione e stima che ringraziamo i nostri 21 artisti umbertidesi per l'impegno profuso che anche quest'anno, nonostante tutte le varie difficoltà, hanno messo per far sì che anche questa edizione sia svolta nel miglior modo possibile. Infatti sono opere veramente di qualità. Questa edizione di Umberti d'Arte vede come protagonisti anche le bambine e i bambini delle scuole dell'infanzia, delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie del secondo circolo Giuseppe Di Vittorio, che per l'occasione al primo piano della Rocca hanno allestito una mostra dedicata ai più importanti temi ambientali. Il tema, più importante, più sentito di questa edizione è rappresentato dai bambini, dalle scuole che hanno creato per la giornata, in onore della giornata della terra, delle opere vere e proprie opere d'arte e con molto interesse e soddisfazione, insieme alla preside e alle insegnanti, abbiamo deciso di arricchire questa edizione proprio con le opere dei bambini. Sono opere che molto attuali e che riguardano appunto il tema molto sentito dell'ambiente e del riciclo dei vari materiali di scarto, soprattutto come la plastica, che vanno ad inquinare i nostri territori e che loro hanno visto come una risorsa appunto nell'installare queste opere d'arte. Il percorso che ha portato i bambini ad analizzare, approfondire, progettare ed infine dare vita alle proprie creazioni nasce da un itinerario didattico ben preciso che ha visto coinvolto tutto il circolo di Vittorio. Il progetto ha visto coinvolte anche le scuole dell'infanzia Marcella Monini del capoluogo, quella di Molino Vitelli, Monte Castelli, Calzolaro e Liceo Niccone. Ricordiamo che Umberti d'Arte 2022 è dedicata alla memoria di Adriano Bottaccioli.